Oddio, bellissima. Oddio. Oddio, gustosa. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono TonyGamer17 e ragazzi, datemi almeno la possibilità di spiegarvi come attivare il ray tracing su Minecraft. Lo so, lo so. Molte schede video non ce l'hanno, ok? Non vi preoccupate, non vi preoccupate. Ci sono io. Ci sono apposta per questo. Ma vi laggerà a morte. Però si può sempre, sempre settare al meglio per avere una qualità sublime, fluida, fantastica. Veramente mi ha fatto piangere. Quindi noi ci vediamo dopo la intro. Ok ragazzi, allora che cosa dobbiamo fare? Andare su esegui, quindi esegui. Basta scrivere qui per eseguire la ricerca, quindi scrivi esegui. Una volta scritto esegui, scrivi per cento app data per cento, ok? Ok. Una volta fatto andiamo su Minecraft e andiamo sulla scheda Sparks e aggiungiamo questo pacchetto che vi ho lasciato in descrizione, sì, in descrizione. E lo inserite qua dentro. Una volta fatto andiamo ad avviare il gioco. Ragazzi, io il gioco non ce l'ho comprato, quindi craccato, sì, perché neanche ci gioco. Quindi andiamo su minecraft.exe. Per quelli che non hanno comprato Minecraft, ma per quelli che hanno acquistato Minecraft, basta attivare direttamente il ray tracing. Non lo so se potete farlo, oppure aggiungere una shaders, che si può fare semplicemente. Quindi andiamo su Optifine 1.16.5. mi raccomando, la versione 1.17 Optifine ancora non esiste, quindi dovrete aspettare. Quindi godetevi la Optifine 1.16.5, quindi accedere al gioco. Ah, un'altra cosa, facciamo anche un bench. Esatto. Di tutto, grazie, molto gentile. Esatto, questa è la temperatura. Io non vedo l'ora di cambiare dissipatore e passare al dissipatore liquido. Quindi giocatore singolo, nuovo mondo, gioco nel mondo selezionato. Ci siamo? Ok, allora questa è la shaders. Esatto, solamente una shaders qualunque. Faccio 91 fps con temperature abbastanza alte. Adesso andiamo a cliccare su opzioni, grafica, shaders e 3, 2, 1. Aspettate, eccoci, fatto. Boom. Signori e signori, ecco il ray tracing attivo su Minecraft. Esatto. Possiamo anche aggiustare la grafica. Sapete come? Andiamo su opzioni, grafica, la distanza di resa 8 chunk, io la metto su 2. Fatto, ecco, come potete vedere sono aumentati di 7-8 fps in più di fatto, quindi la partita, e abbiamo risolto un po' il lag. Ok, scendi pure. Ah, oddio, bellissima, veramente bellissima, l'acqua è bellissima. Signori, ragazzi miei, ragazzi, l'acqua è veramente bellissima, ma faccio pochi fps. Oddio.
Dio, gustosa, ma è gustosissima, deliziosa. Cioè, guardate l'acqua. Ma è bellissima. Madonna, è bellissima l'acqua. Bellissima. Veramente stupenda. Ok ragazzi, la mia scheda video è partita, sì lo so è partita, non so se la sentite anche voi. Quindi grazie a tutti per questa visione, lasciate like a questo ray tracing meraviglioso di Minecraft. Iscriviti al canale, attiva la campanellina e noi ci vediamo ad un prossimo video. Quindi ragazzi, grazie a tutti.